Giornata di assemblea straordinaria al Ginanni. Le liste per l'elezione dei rappresentanti d'istituto si sono presentate agli studenti e ai nostri microfoni. Raffaele, lista e basta. Quale caratteristica avrà la vostra lista? Beh, noi abbiamo fatto varie proposte, tra cui abbiamo chiesto di regolare questa cosa che non si può più andare in bagno durante le ore perché è veramente, secondo noi, è davvero una misura eccessiva. Ovviamente regolata, noi studenti vogliamo rispettare i professori secondo noi dovrebbero rispettare noi. In più, Cosimo vuole fare una proposta sul fumo che adesso vi esporrà. In pratica noi abbiamo questa proposta contro il fumo e vogliamo riregolamentare diciamo questa decisione forzata che è stata fatta in questo consiglio di istituto per far sì che almeno gli studenti maggiorenni o minorenni con un permesso possano fumare, e abbiamo intenzione di muoverci in questa direzione, perché comunque 6 ore in una scuola dove la pausa è di 10 minuti ogni 2 ore, secondo me è abbastanza sbagliato che venga vietato in questo modo categorico, soprattutto per coloro che comunque, cioè, io ad esempio fumo da quando andavo in terza media, quindi penso che se mi vengono a dire in quinta superiore che non posso più fumare, è brutto. In ogni caso queste sono problematiche che sono, diciamo, minime nella nostra scuola. Io ci tengo sempre a ricordarlo che la nostra scuola ha dei problemi anche molto più grossi. Siamo una scuola dove abbiamo delle sedi distrutte, abbiamo dei cornicioni. L'anno scorso il cortile è stato chiuso per quasi tutto l'anno perché c'erano dei cornicioni che cascavano. Quindi penso che siano questi i problemi più importanti. A noi ci piacerebbe avere un'aula con la quale potremmo usufruire nel che, della quale potremmo usufruire nel pomeriggio per fare delle lezioni fatte da noi studenti per altri studenti, senza dover aspettare un'autogestione che tutti i ragazzi propongono ogni anno e tanto poi non si fa mai. È ora di dare anche la parola agli studenti del Ginanni, è ora che anche noi possiamo fare le nostre lezioni. Senti, ma le vostre proposte sono in generale per cambiare in qualche modo delle problematiche, per risolvere delle problematiche all'interno della scuola o all'interno del Ginanni in particolare? Noi all'interno del Ginanni adesso, perché comunque quest'anno è cambiato molto il regolamento d'istituto e vogliamo provare ad avere un regolamento un attimo più flessibile e dedicato anche a noi studenti e non soltanto ai professori. Lista e bassa siamo Raffaele Tavacca, Cosimo Abbati, Dario Zanfini, Raffaele Federica e Elisa Raimondi. Lista e bassa? Lista e basta? Lista e bassa, lista numero 1. Lista e bassa, numero 1 di nome e di fatto. Sono Lorenzo Andolfi e sono il rappresentante della quinta lista di ragioneria, lista Me Gusta. Posso parlare soltanto io perché gli altri purtroppo per problemi tecnici sono dovuti andare in succursale, però diciamo che noi siamo la lista forse meno transigente su questa restrizione delle libertà personali abbastanza eccessiva, ovvero il divieto di andare in bagno quando non si ha veramente bisogno, il divieto di fumo e persino il divieto di portare dei pantaloncini, qualsiasi sia la temperatura. Infatti noi ci batteremo anche per vie magari non diplomatiche, potremmo sembrare anche un po' sovversivi o esagerati, però è giusto che sia così, è giusto che facciamo sentire la nostra voce e che ci ribelliamo. Io avevo già in mente di fare una raccolta con tutte le firme, con tutte le persone che fumano, da portare direttamente alla preside, così se la preside ha voglia di chiamare a casa 1500 persone è libera di farlo, oppure può pensarci un attimo su questa cosa. Il volto che rappresenta la lista, la tua lista, sei solo tu, il resto, gli altri componenti chi saranno? Gli altri componenti saranno Giacomo Zitignani, Lorenzo Troiani e Alessandra Ciuffoli, che appunto, come detto, per problemi tecnici sono dovute andare in succursale. Ci faremo sentire in questi giorni con proposte dirette e manifestazioni interne. Lista 2, l'ultima spiaggia, se non va questa non va niente, dai. Noi proponiamo un Ragioneria's Got Talent, magari. L'unica cosa, l'unica Cioè? diversa, vabbè, una cosa simile all'Italia's Got Talent, però dai, chi ci vota in fondo, dai. Siamo positivi almeno, va bene. Beh, e rispetto alle problematiche che hanno evidenziato i vostri, diciamo, colleghi antagonisti delle altre liste? Il fatto, noi proponiamo anche il fatto delle chiavi per ogni classe in modo per evitare furti improbabili. Poi, vabbè, la solita cosa contro il fumo, che vabbè, molti studenti non sono favorevoli e basta. Io non fumo, però ci sono dei miei compagni che fumano e non mi sembra giusto che appunto non possano fumare anche se è un luogo pubblico, in zone che comunque sono nell'aria aperta. E comunque ci sono altre scuole in cui nei giardini si può fumare, e no, solo a ragioneria non si può fumare e non mi sembra, non è proprio giusto anche nei confronti di noi studenti, che ci sia una specie di discriminazione tra noi e le altre classi e le altre scuole.
Allora, ci chiamiamo Just Do It perché gli altri ci fanno un baffo, era una cosa un po' così. Io sono Cristian Vernocchi. Gianpaolo Signorini. Cassandra Falaschi. Cibiana Rissa Camelia. Ok, allora, e qual è la caratteristica delle proposte della vostra lista? Allora, abbiamo fatto varie proposte come argomenti sulla gita, poiché non ce ne sono state negli anni passati. Abbiamo parlato anche di una possibile autogestione con casi estremi di occupazione. Poi abbiamo parlato anche di un incontro tra universitari e ragazzi di quinta superiore per un orientamento. E infine abbiamo parlato di feste che si sono sempre proposte ma non si sono mai fatte. Dal vostro punto di vista, quali le problematiche più gravi da affrontare e da risolvere all'interno della vostra scuola? Sicuramente la problematica del fumo è stata principale e per cui noi insieme agli altri ragazzi ci batteremo affinché questa norma venga abolita, cioè anche questa se cosa. Noi non fumiamo, però siamo contro, perché è una cosa che serve, cioè un ragazzo è praticamente non dipendente però quasi e ne ha bisogno, e un ragazzo da 16 anni in poi, visto che lo Stato lo fa fumare, non è giusto che gli venga vietato questa cosa, soprattutto a scuola dove viene considerato un luogo praticamente dove stare 24 ore su 24. C'è la scuola, la tua casa e i tuoi compagni sono la tua famiglia e tu puoi fare quello che praticamente vuoi nel rispetto delle norme, ma le norme devono essere anche sotto un certo punto viste anche noi, e giuste, perché non puoi limitare, come se uno ti limitasse di fare un tot di respiri, cioè non ha senso sta cosa.